Avevo promesso a tutti voi che non avrei abbandonato. E così, come prima cosa, ho pulito la scheda con la pulitrice a ultrasuoni. Ho risaldato il relè, ho ricontrollato un po' tutto, ma adesso ne parleremo. Ho ricontrollato i transistori, i transistor, finché col tester ne ho trovato uno che mi suonava male, mi dava fastidio. E si tratta di questo qua, piccolino, tanto carino, Q5. Questo Q5 non mi dava dei risultati coerenti. Vediamo se lo troviamo qua. Ah, eccolo qui, Q5. È lui. Ma va bene. Fatto sta che lo abbiamo tolto e lo abbiamo provato con il provacazzi. Questo è il mio provacazzi. E il risultato è... Il risultato è che funziona. Ma com'è possibile? Ieri mi segnava guasto. Io voglio morire. Ieri segnava un diodo con nessun'altra connessione. E vi giuro che l'ho provato 400 volte. Ho anche misurato col tester e dava veramente risultati strani. E ora sta funzionando. Com'è possibile? Insomma, ho sostituito inutilmente questo transistor perché ieri era guasto e invece oggi lui funziona. Ieri guasto, oggi funziona. Ma io che cazzo ne so? Ma che cazzo ne so io? Io posso solo ipotizzare che... non posso ipotizzare un cazzo di niente perché li ho provati tutti e lui mi dava risultati incoerenti. Si comportava come un diodo tra collettore e emettitore. Stamattina lo provo e funziona. Io non so che cazzo pensare. Adesso, oltre a rincorrere i mostri, ho ricontrollato per l'ennesima volta tutti i transistor e sono tutti a posto. È tutto a posto, pure questi. Sono perfetti, le resistenze sono tutte a posto. Non ci sono condensatori in corto, ma adesso ricontrollerò. Però c'è una cosa che mi salta all'occhio e sono questi due diodi, uno e due. Ora, d'accordo per questi condensatori di antioscillazione, probabilmente sono stati aggiunti dopo, evidentemente. Ma questi diodi? Ora, questi diodi nello schema non ci sono. Nello schema elettrico non ci sono nella maniera più assoluta. Li ho riportati in uno schema che ho copiato e modificato perché ho chiesto in giro se qualcuno potesse dirmi a che cazzo possono servire questi due diodi, e sono questi segnati in rosso. Ora non riesco a capire che senso abbiano questi diodi, perché sono praticamente in antiparallelo tra base e emettitore, con in mezzo solo una resistenza da 100 ohm e bypassano una resistenza da 2,7 kΩ. Ma perché? A cosa servono? Perché? Perché sono stati aggiunti sul retro della scheda? Per quale motivo? Non è che qualcuno ha fatto modifiche o ha provato a giocarci, perché ripeto, questa scheda e questo amplificatore sono stati toccati da qualcuno in modo veramente orrendo. Ecco perché sto avendo tutti questi problemi. Ho trovato cavi saldati al contrario, ho trovato
uno Zener sostituito con un diodo 1N4007. Se andate a vedere i vecchi video vi renderete conto. Ho trovato condensatori scoppiati, fusibili scoppiati proprio a causa di questo. E quindi io sospetto che qui veramente abbiano messo mani. L'unica cosa che non mi corrisponde con lo schema sono questi due diodi, 1 e 2. E se mettessi a fuoco la telecamera del cazzo si vedrebbero anche meglio. Allora cosa ho fatto io? Sono andato su YouTube e mi sono guardato tutti i video che esistono, sono pochi devo dire, dove si vede questo amplificatore e dove si vede questa scheda. Ne ho trovati due video di riparazioni, uno russo e l'altro non mi ricordo, forse portoghese o brasiliano, va bene, d'accordo. Si vede questa scheda ma non si vedono né i diodi né questi due condensatori. Quindi sono stati aggiunti dopo. Mi domando perché. Che poi scusate un attimo, ma io qua... Allora, qua ho uno Zener. Qui ho un centro che viene da questo piedino 15. Piedino 15. Andiamo a vedere un attimo lo schema vero e proprio. Perché io ho Q9 e Q10. Ce li ho qua questi diodi. Andiamo a vedere lo schema. Piedino 15. Ok, vado al centro qui di questi due elettrolitici, da una parte e dall'altra. Piedino 15, sto seguendo il cavo numero D arriva da qui, piedino 15. Arriva qua, a metà tra questi due. Sembra un troiaio duale. 16 volt, 16 volt, questo è una terra di mezzo. C'è una terra di mezzo tra questi due condensatori. Quindi io da questo connettore di 6 pin mi esco i segnali audio, audio destro massa, audio sinistro massa, stronzata al centro, stronzata 15. No, questa stronzata è la 14. Ah, ecco, è la 14. Diciamo la terra tra il meno 14 e il 14. Praticamente è l'alimentazione duale. È l'alimentazione porco duale, che praticamente questa uscita, porco duale, esce dall'amplificatore tramite questo connettore. Pin 5, 6 e 7 sono le uscite dell'alimentazione porco duale. Quindi abbiamo 14, massa in meno 14, chiamiamola massa. Diciamo la massa, seguiamo il D, questo maledetto D, e infatti abbiamo qui D, 14, 15 e 16. Quindi abbiamo il 14 che se ne va a fanano. Il 15 è, diciamo, in mezzo, è la terra di mezzo, ok, tra questi due condensatori. 14 e 16, vediamo dove straminchia vanno. Scendono giù. Ah, ecco, vanno a questi due diodi Zener. Eh sì, e siamo questi Zener qua. E questa è, diciamo, è la terrunco, questa terruncola maledetta. Abbiamo un altro D3. Abbiamo un altro Zener qui, ed è un D3, ed è sempre un... YZ140, e dovrebbe essere uno Zener da 14 volt. Cerchiamolo. Lo trovo su Audio Kakarma, perché non si trova online. Comunque è uno Zener da 14 volt, 500 milliwatt. Quindi mi 14 voltizzo pure qua. Mi tiro fuori una 14 volt qui, che va qua. E va anche giù. E va, immagino che se ne vada a fanano. Io prendo le uscite dall'alimentatore, che sono circa 40 volt, massa e meno 40. Me ne vado giù, entro nella scheda amplificatore qui, quindi entro qui, J58, e vado a farmela raddrizzare in quel posto dai due Zener, e cioè me ne vado qui, e quindi gli Zener creano. Prendo la 14 volt, prendo la 40, sticazzi volt da qui,
attraverso una resistenza da 33 ohm, me ne salgo qua. E quindi perché sono messi così? Perché uno dei due mi negativa, se questo è positivo, e però qua c'ho un meno 38, qui dovrei avere meno 38, quindi se qua meno 14, a che cazzo servono sti diodi? A che cazzo servono sti diodi? Sapete cosa farò adesso? Io monterò questa scheda ancora più in aria, quindi prima ho montato l'amplificatore, diciamo così, in aria, ora lo monterò ancora più in aria. Come vi direte voi? Monterò non questi transistor, ma ne monterò altri 4 direttamente qua, così, a cazzen. Li monterò a cazzo e poi farò tutte le misure dell'universo e voglio vedere che cazzo succede. Non solo, ma costruirò anche un'uscita casse con queste poderose casse. Queste meravigliose casse che ho trovato nelle mie scatole IKEA e con cui costruirò due potentissimi altoparlanti per provare questo amplificatore. Siamo entrati nella pericolosissima fase in cui quando tocchi una cosa se ne rompe un'altra. Quindi io sposto queste schede e si stacca un filo, ricollego un filo e se ne stacca un altro e così via. Siamo adesso in questa fase. Perché? Perché è troppo. Quando è troppo, è troppo. Si è lavorato troppo su questa merda. Ho allungato questi due fili senza l'inutile terminale centrale che partiva da qui e non arrivava da nessuna cazzo di parte. Quindi l'ho allungato per permetterci di arrivare come si deve ad avere una scheda misurabile. Quindi io posso girare questo, posso misurare, ma me ne fotterò di questa sezione sicuramente. Posso sicuramente fare delle prove. Ora, ho scoperto anche, e questo mi ha permesso di verificare gli errori fatti dai precedenti cablaggi di chissà chi ci ha messo le mani sopra, maledetto lui e tutta la sua stirpe, che i giapponesi hanno seguito un criterio: se io qua parto con piedini 1, 2, 3, arrivo qui a piedini 1, 2, 3, quindi posso tranquillamente seguire la piedinatura e non solo il colore per, come si suol dire, andare dritto, e io vado dritto e quindi ho cablato tutto come va cablato, compreso questo che adesso finirò di saldare, dopodiché si tratterà di saldare i transistor e ne salderò 4 al volo. Perché me ne sbatto? Eccoli qua, 1, 2, 3 e 4. Io gli metto questi al volo, senza dissipatore, senza un cazzo. Se bruciano, bruciano, se non bruciano, non bruciano. Non me ne frega un cacchio. Così faccio tutte le misure possibili. E se deve scoppiare, che scoppi. Siamo pronti? E facciamo scoppiare tutto, va? Questo si vede? Ma sì. Ok, non è scoppiato niente. E io a questo punto accendo LED e relè che non scatta. Allora io vado direttamente qua per vedere se ho le 14. Meno 14 e più 14. Vuol dire che a lui arriva alimentazione giusta. E gli arriva, se non mi sbaglio, da qui. Meno 40. E oh, è scoppiato un fusibile. Bene, quindi qualcosa è successo. E spegniti. Sono scoppiati tutti e due i fusibili. Molto interessante. Cosa sarà successo? Un finale bollente. Chissà perché. Questo no, questo è bollente. Questo no e questo no. Questo finale è bollente.
È proprio bollente. Che finale è? Q16. Q16 è lui. Come mai? Ogni giorno ce n'è una nuova. Perché questo finale è diventato bollente? Eppure qua non è cambiato nulla. Meditiamo, meditiamo. Meno male che c'è l'ultima. Va bene, diamo un'occhiata e vediamo cosa è successo. Va. Esso è diventato una resistenza. Quindi si è fottuto. Ora la domanda è perché si è fottuto? Qui siamo andati a buttare, praticamente noi qua siamo andati a buttare, si è fottuto questo transistor, per quale stragran cazzo di motivo, vorrei capire per quale stragrandissimo stracazzo di motivo, giusto per vedere qua se i cavi stanno diventando troppi e io sto diventando nervoso come una bestia. Che questo ormai non è più un amplificatore, questo è un incubus. Va bene, dobbiamo indagare finché non passerò le maniere forti. Marrone, rosso, arancio, giallo, verde, blu. 1, piedino 1. E qua un altro marrone. Allora sei stronzo, perché io poi vado qua, piedino 1, ho detto ci metto il marrone. Marrone e blu. Che però nella telecamera si vede rosso, ma in realtà è un marrone esattamente come questo marrone. Cioè con la luce che ho qui sono identici, anzi questo è più marrone, questo è meno marrone. Ma siete stronzi! Per l'ennesima volta. Questa volta ho messo delle lampadine al posto dei fusibili, così almeno cerchiamo di non bruciare i finali. Sono una e due. Quindi adesso io vado a ficcare la spina con odio e accendo e vediamo che cazzo succede. Non mi piace. Come vedete c'è troppo assorbimento. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Trallallero, trallallà. Io sto diventando letteralmente pazzo. Sto diventando letteralmente pazzo. Sì, sì, lui scalda. Lui scalda e quindi lui si ribrucia. Se non avessi questo coso qui, lui si ribrucerebbe. Quindi il problema è su questo. Questo che si chiama Q16, non ha senso, tutto questo non ha alcun senso. Va bene, questo vuol dire una sola cosa, rismontare tutto e ritestare la scheda e guardare lo schema e cercare di capire cosa cazzo succede. E se accendo solo lui cosa succede? Maledette spine in mezzo al cazzo. Allora, vediamo, accendo solo lui, solo il finale.
e non succede niente. Attenzione. Perché? Fievole lucina. Io accendo. Ma un cazzo di merda. Sì, io misuro gli ohm. Ma è salita comunque, è salita la corrente. Mi spegnere sui cazzi di saldatore. Ecco. Ma lui è caldo. Niente, quindi il problema è c'è sempre. Wow! Lui è caldissimo. Mi sa che lo abbiamo fottuto. Mi sa che abbiamo fottuto anche lui. Oh, io t'ho spento però, adesso raffreddati. Va bene, distacchiamo ogni cosa da questa scheda e rimettiamoci di nuovo le mani. Sto veramente provando di tutto ormai, adesso mi è venuto in mente che forse la corrente a riposo in realtà non lo fa riposare e quindi mi sono detto ok, regoliamo la corrente di riposo. Sarà un macello farlo così e devo farlo in fretta per non fare scaldare questo, perché sennò mi si fotte. Non succede proprio niente, però quando lo riaccendo lui fa lo stronzo e scalda. E scalda ancora tanto. Niente, corrente riposo non me ne segna. Non so che cazzo fare. Sinceramente non so che cazzo fare. Ho testato tutti i componenti, tutto a posto. Sai che c'è? Io gli tolgo questi diodi. Vediamo che cazzo succede senza i diodi. No. Questo rimane sempre un po' più acceso. Vedete? E l'acqua si sta asciugando repentinamente. Perché scalda, non c'è verso. Desperation. Desperation. Finali staccati. Vediamo che cazzo succede così. Qui abbiamo 40, meno 40 e più 40. Ok. Ora qua su questa base abbiamo meno 38. Meno 41 e meno 4, meno 37, 41 e meno 4, meno 37, 41, meno 5. Qui abbiamo il meno 15, 0 e più 15, 14 e 49. Qui abbiamo sega, qui abbiamo merda, meno 31 qui. Meno 34, meno 33, che abbiamo tutte queste tensioni dove dovremmo avere dei segnali. Allora, questa dovrebbe essere una massa e invece ho meno 38. Qui abbiamo la massa elettrica dell'alimentazione, d'accordo? Quindi questa non è una massa. Abbiamo meno 38. Non ci sto capendo più un cazzo. Qui la scheda è simmetricamente identica, meno 36, meno 37, meno 36, meno 37. Questo è a 41 e questo è a 41. Signori, io getto la spugna, non so che cazzo fare. Ho tensioni a cazzo dappertutto, tensioni a cazzo proprio. Allora, partiamo da Q18, meno 0,54 volt. Meno 38. Direi che non ci siamo. Ma vediamo dove entra l'alimentazione. Entra qui e va qui, ok? Perché io da qua e da qua entro e sono queste due. Se facesse contatto il cazzo di puntale, meno 41... è 41. Devo schiacciare con violenza. Non so perché sto cazzo di puntale non funziona.
meno 41, R26, 33, diciamo che ce la dovremmo trovare qui. E ciò meno 39. Meno 39, mi sale qua. Diciamo che ce la devo avere tra queste due merde. Vediamo se trovo questo stronzo di merda. Meno 39,5 lo troviamo qui. R38 su R38. R38 scavalca il diodo maledetto che io ho staccato. Invece di meno 39,5 io me ne trovo meno 40, ma siamo lì. Mezzo volto, va bene. Dall'altro lato io dovrei avere... Ma no, sto sbagliando io. Ma dove cazzo sto guardando, puttana? Ah, perché qua c'è questa S di merda. Io stavo misurando qua. E c'ho 38, 39 e mezzo, va bene. Però devo andare di qua, oltre questa S di merda. Meno 40. Meno 40. E meno 40. Però qua io dovrei avere 0,2 volte, vediamo. Col cazzo, meno 38 dappertutto io. Cioè io ho meno 38 ovunque. Dove tocco ho meno 38. Meno 37. Cioè sto tastando a caso. A caso, sto andando a caso. Ah, meno 28, va bene. Qui c'è i 14. Meno 36 pure qua. Cioè, c'ho il meno 36 volt, 38 volt, meno 40 volt, meno vaffanculo volt che se ne va. Per i cazzi suoi su questa scheda non si capisce per quale motivo. E giusto per dimostrarvelo, sulla base di Q1 e Q3, io dovrei avere 0,1 volt. E c'ho meno 28. E poi qua, e c'ho meno 36. Questo è un troiaio immane. Un troiaio gigantesco. Guardate come ci siamo ridotti a usare lo schema elettrico. Ma che tristezza fare le cose per bene. È veramente una cosa triste. Ok. Mi hanno fatto notare su un forum. Ho chiesto aiuto su un forum Audio Karma, se non mi sbaglio. Audio Kakarma. E mi dicono, controlla che le masse arrivino dove devono arrivare. Perché mi dicono che da questo punto, qui, che è la massa, io devo essere sicuro di andare all'amplificatore come massa. Ma io penso che ci vada, perché ovviamente loro non è che fanno un collegamento diretto, no, devono fare un troiaio di Wojtyla, i giapponesi, perché la massa mi arriva qui, è connessa allo chassi, e quindi poi se ne va qui, su questo J19, che se ne va alla scheda preamplificatore attraverso il pidino 2, che è questo qua, il connettore, che poi se ne va alla scheda del bilanciamento, qui, sempre pidino 2, seguiamo la massa se ne va qui, e poi se ne va al pidino 3 di J52 del bilanciamento, che va al controllo di toni, 3, pidino 3, e la massa è qui, siamo sicuri? Riguardiamo, se ne va qui, condensatorino verso terra, cioè verso se stessa. Questa è massa e questa è una massa. E mettono un condensatore a massa su se stesso. Ok, ne prendo atto, però questo è ground e questa è carcassa. Va bene, e qui è ground e carcassa. D'accordo. Deve essere estremamente utile. Ok. Va bene. Pin numero 3. J52, controllo toni. Abbiamo la massa. Ok, abbiamo la massa che è qua. Massa se ne va qui e mi sta bene che stia in mezzo a questi due per simmetria, è una cosa molto elegante. Va al pedino 2 e al pedino 4 di questo J54, 2 e 4, che sono sul cavetto, sono identificati con 11 e 13,
e J54. E seguiamo questo cavo che è identificato con quella che sembra essere una O o una D. Una D. E se ne va, guarda caso, all'amplificatore. Sui pedini abbiamo detto 11 e 13. Ora l'11 è qua. Quindi qua abbiamo una massa. Sul 13 no, perché non è collegato. 11. E quindi questa è una massa. E la massa è qui. E se ne va qui. E se ne va qui, qui e qui. E a questo punto la massa viene usata per fare le sue cose di massa, e però si ferma lì. Ok, d'accordo. Però tu mi dici, ma questa massa deve arrivare anche da qualche altra parte. Vediamo, perché la massa, io ce l'ho pure dall'alimentatore, ce l'ho anche qui, e va sul piedino 25 di J56. Ok, e questo va, credo che vada, J56, cavo numero G come golf, va a due contatti, va ad attaccarsi all'amplificatore, però non va all'amplificatore, va allo schedino misterioso, qui e qui, e va allo schedino misterioso che controlla le casse, d'accordo, alimenta solo lui, ma allora mandaglielo direttamente, pezzo di merda. Poi c'è un'altra massa qui, ok? Poi in realtà ce n'è un'altra qui e ce n'è un'altra qui. Quindi sono tre i collegamenti di massa. Uno è al centro dell'alimentazione che, wow, guarda caso, alimenta la scheda, ma non ci arriva. Ok? No, ci arriva. Allora, H, seguiamo H, il pin 2 è la massa, e ground, pin 2, numero 29, cavo H, seguiamo il cavo H, scende sotto appunto ed entra nell'amplificatore di potenza. Cavo H, numero 29, eccola la massa. La massa la seguiamo e arriva qua. E ha senso perché arriva esattamente a metà dei due Zener che tirano fuori la più o meno 15 volte, all'incirca 14 e qualcosa, per alimentare il preamplificatore eccetera qua sopra. E quindi abbiamo la massa qui, che arriva qua, e sale addirittura, sale, e se ne va qui. E quindi abbiamo un'altra massa, ok? Che però è collegata a questo pedino 15, che in realtà dovrebbe provenire da qua sopra. Quindi abbiamo un'altra massa qui, che arriva al pedino 15 qui, che se ne va qui. Che se ne va a metà tra questi due condensatori. E quindi abbiamo un'altra massa qui. Ma che gran troiaio! Che grandissimo troiaio hanno fatto! Quindi poi la massa se ne va a metà tra questi due condensatori con un altro Zener. Qui c'è un qualcosa di duale. Quindi in realtà se io non ho collegato questo qua, se io non ce l'ho collegato, la massa comunque mi arriva da altre parti, cioè mi arriva. Quindi che senso ha controlla se c'è questa massa, se poi è collegata a tutto il resto? Ha senso? No, non ha senso, perché da qua non mi arriva, mi arriva direttamente dall'alimentatore tramite questo connettore. E quindi da qui, alimentatore, massa qui. Questa mi arriva da qui. È questa che non mi arriva allora. Ma elettricamente non sono la stessa cosa? Io non capisco. Qua abbiamo anche altre connessioni con delle masse, perché io la massa ce l'ho pure qua e qua. Qua e qua. E sono il pedino 4 di tutti e due i connettori E e F. E sono E e F. Pedino 4. E pedino 4. Però mi vanno in troia, mi vanno, perché un'altra massa ancora, quella è l'uscita delle casse? Che cazzo è quella? Sì, perché poi va 4 e 4, no, nemmeno, non è manco l'uscita delle casse, è semplicemente la massa che gli arriva lì, 4 e 4, perché l'uscita delle casse è questa qui, 2 e 3,
mentre la massa delle casse sono 1 e 4. E però è la stessa cosa. 1 e 4, uscita delle casse. 4 e 4, e siamo qui, uscita massa casse, che va pedino EF4, EF4, 20, e va qui, e qui, qui, e qui, 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 va qui, va questo, poi c'è una resistenza. Da 4,7 ohm, 2 watt, che va qui e da nessun'altra parte. 4 e 4 e 4 va 4,7 ohm, 2 watt. Però qua non capisco se c'è. E scopro le cose atroci perché ho ricollegato i cavi. Sto utilizzando il mio tester adatto a usi in miniere per seguire la massa, e infatti allora qui la massa c'è, qui sul pedino 4 di ognuno di questi connettori, come da schema, la massa c'è, sul pedino 2 di questo connettore la massa c'è, e quindi qui abbiamo la massa, la massa è quella dell'alimentatore, quindi abbiamo la massa. Qua sotto la massa gli deve arrivare attraverso il cavo che abbiamo seguito prima, questo che sale qui, entra in questa scheda, poi esce, entra in quest'altra scheda, poi esce, entra in quest'altra scheda, poi esce attraverso i pedini 11 e 13. Ok? E va qui. 11 e 13. Gli 11 e 13 sono i pedini 2 e 4. E signori, io non ho nessuna massa. E neanche qua. Ma io la massa me la trovo qui. Ok? E quindi me la trovo qui. E quindi me la trovo già su questo connettore qui, perché questa è la massa della tensione positiva e negativa, che poi viene trasformata in più o meno 14 volt dagli zener, che sono qui. Ma allora perché io non faccio un ponticello tra qui e qui e mi prendo la massa direttamente senza passare tra 47 milioni di circuiti? Ma per quale stracazzo di motivo hanno fatto questa grandissima stronzata per cui se tu scolleghi un cavetto del cazzo che viene da circuiti che non c'entrano una minchia non funziona più un cazzo? Qual è il motivo di avere realizzato una stronzata di questo genere? Mo' qua mi manca una massa, e quindi è ovvio che non funziona un cazzo, perché se mi manca il riferimento di massa, che è qui, che è qui, che è qui, che è qui, e quindi bastava fare un ponticello e non l'hanno fatto, ma allora siete veramente degli stronzi. Un fottuto ponticello. Non ci resta che provare per l'ennesima volta e vedere un po' cosa stracazzo succede. Vediamo cosa scoppia e soprattutto perché scoppia. Acceso. Attenzione. Attenzione. Sento qualcosa dalle casse. Un canale funziona, l'altro pure. È vittoria. È vittoria. È vittoria. Vittoria. Vittoria socialismo lui. Ho voluto fare il giro di questa cazzo di massa. Ed è, cioè, io no, non me lo spiego, veramente non me lo spiego. E questo è l'alimentatore, ok? La massa è al centro di qua. E mi va alle casse, d'accordo. Poi, da questo punto di massa, che è quello che mi hanno detto sul forum, controlla se c'è questa massa, ok, va alla carcassa metallica. E poi entra nella scheda preamp, qui. E va da un lato al preamp, poi esce, va al balance, passa dal balance, va al controllo Tony e
ed esce da questo J54 sui piedini 2 e 4 che sono 11 e 13 e se ne torna e va e porta la massa qui all'amplificatore audio. Piedini 11 e 13. Il 13 non è collegato, non si sa perché. L'11 è collegato e va qui, va alla massa ed è, e uno pensa ok, c'è la massa, è entrata la massa, entra la massa. Col cazzo! Perché poi invece ci sono altri connettori, questo piccolino che è J56 che va ad alimentare solamente questo stronzetto qua che è saldato sulla scheda amp. Quindi perché la massa non te la prendi da qui, pezzo di merda? D'accordo? Va bene. Poi ci sono questi, c'è questo che è l'alimentazione, questo lo vediamo dopo perché è ancora più atroce. Poi ci sono questi quattro cavi di qua e questi quattro cavi di là che sono simmetrici e se ne vanno qui e qui. E quindi ho una massa qui e una massa qui, che vanno su una resistenza da 4,7 ohm, 2 watt, eccetera, fanno i cazzi loro, d'accordo, va bene. Ma la cosa più atrox, ed è veramente atrox, è che io ho l'alimentazione sua, dell'amplificatore, viene da questo connettore J58 a 3 pedini, massa, positivo e negativo. Io sto diventando pazzo. Esce da qua, ok? E va ad alimentare da qua dentro, entra qui dentro e qui la massa è al centro, pedino 29 e va di qua, perché quindi poi arriva questi zener che creano l'alimentazione del preamp. Ma fallo nell'alimentatore, cazzo, mettici altri due zener, perché lo devi mettere nell'amplificatore? Questi sono pazzi. Questa massa passa attraverso qui e torna all'amplificatore J54 da cui è entrata la massa attraverso tutte le schede ed esce e va ad alimentare il controllo Tony, cioè torna qui, capito? Dal pedino 15. Cioè non è che hanno fatto un ponticello, questi malati di mente, non hanno fatto un ponticello dal 2 al 4 al 6. No, hanno fatto uscire la massa, entrare nell'amplificatore, poi attraverso il power supply te la ritorna qui e ti torna qui. Ma che cosa cazzo mi rappresenta tutto questo? Ora dovrei rimontare tutto questo, ma provo schifo. Provo un sano schifo per questo oggetto. Perché è qualcosa di... Perché da qui devo portarmi la massa qui e poi qui e poi qui e poi devo rientrare qui, ma solamente per un pezzettino, perché il resto mi arriva da un altro cavo che va qui, poi esce, mi dà la massa qui, ma rientra in questi e mi dà la massa qui, no, qui, che è da dove ho preso la massa per andare qui. Ma questi sono dei malati di mente. Io voglio i nomi dei progettisti, voglio sapere chi ha progettato questa scheda. Datemi i nomi. Ed è proprio così. È proprio così. Ho tolto il ponticello, ho attaccato la massa a questa scheda, che poi, cioè, questa scheda viene alimentata da questo connettore che ha la massa scollegata, quindi la massa qui sarebbe sul piedino centrale. No, gliela porti da qua, da un cavetto esterno del cazzo che è attaccato alla carcassa metallica. Io sono senza parole, sono senza parole. Adesso lo riaccendo e vediamo se succede qualcosa. Sono qua che guardo tutto questo da un quarto d'ora, perché sono rimasto talmente scioccato da questa cosa delle masse che veramente mi prende un sentimento di Hiroshima e Nagasaki. Vediamo che succede ora che ho ricollegato. Ecco. Si è acceso. E sento il ronzio sulle casse. Volume. Funziona. Che dire. Adesso rimetto i fusibili.
Forse mentre ci sono potrei dare una pulita al case. Schemi stampati insieme a questi. Qua il giro delle masse, questo gli darò fuoco. Potrei dare una pulita a questo fondello di merda. Magari, sapete che faccio? Allargo questi fori. Questi fori che sono stati fatti con dell'odio, evidentemente. E poi dovremmo avere finalmente finito con questo cazzo di amplificatore che scaraventerò giù da una rupe. E ci siamo. Un po' troppo bassa, niente, gli riattacco i morsetti. Va bene, comunque adesso regolo il bias e vediamo un po'. Un culo. Piccola nota sulla Vevore, incredibile. Adesso pensavo di doverli grattare con lo spazzolino, pulirli per bene sotto l'acqua, ma invece sono venuti perfetti. Ma non ci posso più. Che lezione possiamo trarre da questo, da questa serie? Innanzitutto che bisogna guardare bene gli schemi e misurare prima di tutto le tensioni in uscita. Avrei risparmiato tempo sulla faccenda dello Zener sostituito con un diodo normale. Non so se avete visto i precedenti video. Dopodiché lo schema serve anche a capire se ci sono stati errori nei cablaggi, perché quando scopri che l'amplificatore è stato toccato da qualcuno che ha fatto danni, allora non devi fidarti più di nulla, devi andare a cercare dove sono state collegate le cose. E quindi così. E poi devi maledire la stirpe che ha progettato questo amplificatore. In questo caso bisogna maledire il Giappone, perché questo giro pazzesco di masse che fanno il giro attorno a tutte le schede inutilmente, quando basterebbe un ponticello e avere la massa pronta. The world's most destructive force has been unleashed. With what results we know only too well. Io non capisco perché. Bisogna solamente maledire il Giappone. Grazie per aver visto questa serie, se l'avete vista. Se non l'avete vista, vedetela. Ci sono altri video in precedenza. Funziona. È bello. È bellino, devo dire. Mi piace. Non so cosa ne farò. Vedremo. Comunque, grazie per aver visto queste dissertazioni, queste bestemmie. E mi raccomando, inveite contro il Giappone.